Grazie Presidente. La mia è una dichiarazione di voto del nostro gruppo consiliare. Avremmo voluto che questa richiesta non fosse solo ed esclusivamente circoscritta a quella che è l'area montana, ma che fosse allargata a tutti le piccole e medie imprese che stanno affrontando delle problematiche di criticità dovute appunto alla crisi molto molto grave. Come imprenditore, ex imprenditore fino a qualche mese fa, posso garantirvi che sono molto molto sentite, sono molto gravi e stanno gravando appunto su quella che è la competizione che le nostre aziende possono avere nei confronti sia delle altre concorrenze italiane e, come nel nostro caso, nel mio caso personale, straniere. Rispondendo anche a una dichiarazione del consigliere Scaramelli ieri, dove dava per scontato che tutti noi venivamo da un percorso già, come dire, di preparazione a questa che è l'attività del Consiglio, dove siamo già, come dire, svezzati, avendo già fatto chi il consigliere comunale, chi l'assessore, chi il presidente di provincia, chi il sindaco. Non è detto che questo lo sia già dato per scontato anche da questa parte dell'Aula del Consigliare. Io posso dirvi che come preparazione in questo senso posso essere stato capoclasse al Liti o capitano della squadra giovanile Rugby Livorno. Ma questo non ci toglie assolutamente, come dire, quello che è la grinta, la buona volontà per arrivare anche a essere forse anche più bravi di chi magari ha ricoperto queste cariche pubbliche già in passato, anche per 2, 3 o 4 legislature addirittura. E quindi concludo con la dichiarazione di voto, dove appunto dichiaro che il nostro gruppo consigliere voterà favorevolmente, anche se, ripeto, avremmo voluto fosse più ampia, come a prescindere da quello è in contrario, appunto, al contrario di quello che è invece l'attitudine che sembra che sia ora stata, come dire, presa come linea guida da parte ripeto, dell'altra parte dell'area consiliare, dove addirittura è stato anche dal vostro capogruppo dichiarato e dato come ulteriore, diciamo, scusa a quelle che saranno poi tutti i vostri voti contrari. Questo a supporto, a dimostrazione, come dicevo, che noi mettiamo al centro dell'interesse di al centro di ogni nostra discussione come interesse primario il cittadino. Non mettiamo le lobby, non mettiamo i gruppi appunto di potere. Quindi è per questo che quando c'è una buona idea, perché ci sono buone idee, cattive idee, noi la condividiamo. Grazie. Grazie consigliere.